Star, ha ragione lui. Infatti siamo a Cannes, oui, in Francia, e siamo al Palais du Croisette. È un nome molto affascinante sotto, oui, un certo punto di vista, perché qui si teneva il Festival di Cannes, ma si è concluso in questi giorni il Festival Internazionale della Pubblicità. Naturalmente la SIPRA, che è, diciamo così, la società, sì, che vende la pubblicità della RAI, sì, che raccatta anche, diciamo, i soldi proprio per la RAI, ecco, è diciamo, giusto, sì, giusto, è presente in questa grande manifestazione. Siccome la SIPRA compie 70 anni, cosa ha voluto fare? Ha voluto festeggiarli con un gran galà. Ospiti questa sera di questo spettacolo, naturalmente siete voi che sono a casa, giusto? Sì, saranno milioni e milioni, io credo. Speriamo. E soprattutto sono ospiti qui in sala rappresentanti di agenzie pubblicitarie fra i più importanti e anche fra le più importanti aziende italiane. Quindi praticamente questo gran galà è dedicato a voi, a loro, ma ci sono dei protagonisti. Chi sono i protagonisti? Non lo so, quali sono i protagonisti? Ma come? Abbiamo un parterre straordinario. Buonasera, buonasera, sono tutti i nostri colleghi di Rai 1, Rai 2, Rai 3, con anche i capi ci sono stasera. Sì. E con loro faremo due chiacchiere per sapere quali sono i programmi, le curiosità, curioseremo sui programmi dell'autunno-inverno di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Questo, giusto, programma va solo in Francia? Questo programma va su Rai 1, quindi va via satellite in tutto il mondo. Lo vedono tutti? Sì, monsieur. Ma quindi si fa sul serio. Bene, credo di sì. Io posso cominciare? Certamente. Io sono molto orgoglioso di essere qui in Francia, insieme a Raffa, in questa trasmissione che vuole essere un segnale positivo. La RAI non va a picco come il Titanic, anche se siamo al mare. E questo è proprio il segnale positivo che io e Raffaella vogliamo dare. La RAI viva e vive e lotta insieme a noi. Questo per me è importante dirlo, anche perché Brando Giordani è lì che piange, c'ha già la valigia in mano, ed è un peccato che ci lasci. No, ecco, non ci lascia. Cambia, ma non ci lascia. Non ci lascia, il suo spirito rimane con noi. Benissimo, sì, lo metteremo in una piccola bottiglietta. Bene, dicevo, io sono contento di essere qui, è la mia prima volta in Eurovisione. Siamo in Eurovisione? Non lo siamo, ho detto che abbiamo il satellite che va in tutto il mondo. Quindi siamo in Mondovisione. Io sono contento di essere in Mondovisione ed essere vicino a Raffa, una donna straordinaria. È una settimana che proviamo insieme, sei bellissima, sei, grazie, bellissima. Grazie, lo dice a tutte però. Insomma. Non ha pianto neanche una volta, non si è commossa, non ha fatto neanche un miracolo. E poi diciamo la verità, sei veramente una santa, perché al fianco hai Iapino, Sergio Iapino, che vorrei salutare, il regista della trasmissione. Un genio del male come Baudelaire. Ricorderò sempre quella volta che in Spagna, vedendo un programma di Raffa, tu non lo sai, ma io ti vedo col satellite, lo stesso della RAI, che paghiamo a metà, dicevo, ho visto una trasmissione, un talk show, dove c'eri tu seduta sul divano e Iapino in regia. A un certo punto entra Mel Gibson e il genio di tuo marito, sai che fa? Infila nello studio a sorpresa una mucca. Io credo che neanche Andy Warhol sarebbe arrivato tanto. Bravo! Non solo, la Munta mi ha offerto un bicchiere di latte. La mucca era pazza. Bene, no, allora, non lo so questo. Entriamo nel vivo della trasmissione? Certamente sì. Allora, so che tu vuoi parlare pubblicitari, perché ha un'idea geniale per voi. Sì, no, è molto semplice. Io sono un osservatore della televisione, quindi mi rendo conto che voi inserzionisti dovete puntare sui programmi di successo e i successi si sanno sempre dopo, non prima. Quindi vorrei consigliarvi un programma di successo sicuro. Sento dei rumori che vengono da là. Dicevo, non so se sono i pubblicitari, un programma di sicuro successo. Uno che quando fa vedere esattamente il programma ha la certezza che funzioni. Questo qua, quando compare su Rai 1, fa 600.000 persone. Quindi fatevi sotto. Grazie. Allora, a Cannes c'è anche una mostra di Carosello. Chi non conosce Carosello? Compie 40 anni, la stessa età di Piero. Praticamente questa mostra ci racconta un po' come è nato Carosello. Ci sono un sacco di cose molto carine che però non vorrei svelarvi io, perché praticamente abbiamo pronto un filmato. Sì. E Carosello è stato sponsorizzato, questa mostra naturalmente, da Agip, Ferrero e Lavazza. Vogliamo vedere qualche immagine? Sì, abbiamo delle immagini che abbiamo realizzato questa mattina con Sergio Iapino e alcune truppe della RAI, e proprio lo stand della SIPRA dove all'interno c'è Carosello. Vediamo alcuni di questi passaggi, ci sono dei personaggi molto divertenti, eccoli qua. Questo è il palazzo dove c'è la mostra, questo è il logo, questa è Letizia Moratti. Vediamo altri elementi, ecco Pippo, non vedo il suo agente. Altri personaggi dei Caroselli, eccoli. Li riconosciamo personalmente. Ecco, ma diciamo che la migliore rimane sempre lei. Ecco.
Ecco qua, questo l'avete riconosciuto, è Santoro. Lui e la sua rete federalista. Insomma, questo è soltanto uno stralcio di questa mostra che mi sembra sarà itinerante e arriverà a Milano alla Triennale nel mese di novembre. Allora, parlando di Carosello, tu l'hai visto, te lo ricordi? Io andavo sempre a letto prima, non dopo, non ne ho visto uno. Bugia. Comunque adesso ricordiamo due o tre gingolini di quelli carini. Li abbiamo preparati, cantiamoli. Allora, dici come se sapesse cantare sul serio, vedremo un po'. Paolo Urmi, il nostro maestro, ci mandi un po' di musica per cortesia? Usi lei, cera grey e vedrà che la casa più pulita sarà. Usi lei, cera grey e vedrà che nessuno più ci volerà. Se vuoi bere un prodotto genuino, bevi aranciata San Pellegrino, bevi aranciata San Pellegrino. Voglio la caramella che mi piace tanto e che fa du 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 du, du 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 fur. Ma non è male però, Fiambretti, eh? È già finita, eh? È già... Ah, ti diverte cantare? Ti diverte moltissimo. È già finita. Oh, adesso abbiamo preparato una cosa, veramente un momento storico. Il primo Carosello mai andato in onda è stato nel gennaio, il primo gennaio, infatti Carosello compirà 40 anni, il primo gennaio 97, ed era interpretato da un personaggio... Beh, diciamo un personaggio che ancora oggi c'è. Sì, è vero, da quel giorno c'è. Sta in casa nostra, sempre, dentro il televisore, e non si è mosso mai neanche per un attimo. Vogliamo dirlo chi è? Mi viene quasi un nodo in gola, diciamo. Sì? Porta bene dirlo comunque. È lui, signori. No, non dobbiamo dirlo, dobbiamo far vedere lo spot. Eh? No, 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 no. Vogliamo far vedere lo spot? No, 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 no. Ma dimmi, se facciamo vedere lo spot? Sarebbe forse meglio? Va bene, facciamo vedere lo spot. Ha ragione lui. L'avvocato Maria Bassino è il nostro ospite di questa sera. Oltre ad essere una delle più brillanti penaliste italiane, è la prima donna in Europa che ha combattuto contro la pena dell'ergastolo. Combatto e combatterò fino a ottenere l'abolizione di questa pena contraria all'umanità e alla legge. E immagino con lei sarà anche suo marito, l'avvocato Sotis. Sì, certamente. Mentre invece forse suo marito non è con lei per quanto riguarda la sua passione per gli animali, vero signore? No, è un irriducibile oppositore. Allora questa sera renderemo suo marito veramente felice, in quanto stiamo per aggiungere un altro animale ai suoi due famosi levrieri. Abbiamo qui una capretta nana del Tibet, una cosa rarissima, sono certo che non ce l'ha nel suo bel giardino, signora. Guardi com'è carina. È un amore. E se permette abbiamo anche un omaggio della Oreal, la sua famosa valigetta che contiene gli altrettanto famosi prodotti della Oreal, tra cui un buono per il Plix, la messa in piega che dura tre volte di più. Tante grazie. Dal vostro parrucchiere chiedete un Plix, ricordate, Plix. E così nacque Carosello, però hai visto che era già impegnato socialmente? Sì, è Parlava vero. Di pena di morte. Sì, sì, infatti era molto allegro questo Carosello. Devo dire che avrà senz'altro colpito chissà quanti carcerati. Bene. Possiamo domandare a lui, perché no, io avevo preparato una piccola sorpresa, ma già abbiamo letto il nome del protagonista. Ma è proprio lui, sì. Mike, buongiorno! No. Ciao Mike. Ciao, Raffaella. Come stai? Mike, ci sono anch'io. Che piacere vederti. Allora Raffaele, è tanto che non ci vediamo. Ma l'ultima volta che ci siamo visti ero venuto a casa tua a sturarti il lavandino. Pensa un po'. Ah, sì, 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 sì. No, ma era al Teatro delle Vittorie, sì. Ed era uno sketch con Corrado, molto divertente. Una delle cose più belle che abbiamo fatto, non l'ho mai dimenticato. Adesso con Chiambretti vuoi commentare? Beh, guarda, vedervi insieme è come vedere Garibaldi e Anita. Veramente la storia, la storia della televisione. Me l'aspettavo da Chiambretti. La storia della televisione. Mike, io... Devo dire che non sono uno che legge molto, anzi leggo forse troppo poco, però la vita di Mike la so a memoria, da quando ha cominciato ragazzino. Lui è di New York, il padre è un italo siciliano, la madre è una piemontese come me. Di Torino? Quindi, di Torino, Torino Centro? Sì, Torino, Corso Marconi. Corso Marconi, dove c'è la Fiat? Sì, conosci Gionisia? Gionisia? Conosce Gionisia? Lo conosco, sa mangiava la menta. Sì, parlo ben piemontese. Gionisia, canta la Gioconda, lo Stagio, Astasia, la Gia Germina, in Giungiurì, in Giunge dei Pei.
Capisce niente. Ho bisogno di un traduttore. No, io. Quando si sanno le lingue, tu capisci? Non parla la germulata. No. Parla la germulata. Io parlo bene, parlo bene. Okay. No, dicevo che questo io... è un torinese per modo di no, dire. No, no, io devo dire che... È troppo sono... tempo che stai a Roma. No, vivo a Milano, per la verità. Non t'ho mai visto. Guarda, cosa fai? La sera esco con le... ragazze. Chi? Le donne, diciamo. Ah, con alcune vallette delle tue trasmissioni, maialone. Attento, no, che no, carini, sì. Non è un momento delicato parlare di quelle cose. Lo so, benissimo. Tu sei un rubacuori come no. questo. Crescerai. No, non crescerò più ormai. No, 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 così rimane. Sì. Senti, volevo chiederti, come è nato quel primo carosello? So che hai un ricordo... quel carosello lì ha una lunga storia, oggi la possiamo raccontare perché sono passati quanti anni? Saranno 100. 35. No, sono 40 anni a gennaio. Sì, 40 anni a gennaio. Dunque, allora dovete sapere che allora era appena nata la televisione, c'erano due personaggi noti in Italia. Uno era un certo Mike Bongiorno che faceva l'Ascio Raddoppia e l'altro era Mario Riva che faceva il musichiere. Allora stava per nascere la pubblicità e naturalmente tutti gli inserzionisti dicevano vogliamo Mike Bongiorno, vogliamo Mario Riva. L'allora presidente nostro si chiamava Pugliese e Pugliese disse no, per carità, questi sono due personaggi preziosi, non si possono abbassare a fare la pubblicità, a parlare dei prodotti, per carità, guai, non si devono toccare. Noi sapevamo che lì c'era da guadagnare un po', perché allora la Rai non è che pagava molto, mentre la pubblicità pagava. Allora cosa è successo? Siccome Mario Riva lavorava con Giovannini e Garinei, che erano molto potenti perché loro organizzavano le trasmissioni, facevano gli spettacoli di varietà, allora loro sono andati da Pugliese e gli hanno detto guardi che se lei non dà l'autorizzazione a Mario Riva di fare i caroselli, noi sospendiamo il musichiere. E allora il musichiere andava molto bene come l'Ascio Raddoppia, allora Pugliese fece una riunione e disse ok, diamo l'autorizzazione a Mario Riva e di conseguenza l'ha dovuto dare anche a Mike. Certamente. Come parla bene, è bello. Così, sai che ho un dubbio, non è che lui è venuto qua per portarci via i nostri pochi clienti che abbiamo? No. Prima di tutto non veramente... sono pochi, sì. Però lui è molto bravo. È molto bravo. Perché voglio dire, parlando di pubblicità, di sponsorizzazioni, guarda Mike... Ne ho incontrati alcuni questa sera. Sì, ma non devi parlare con loro, mi spiace perché quella è roba nostra. Beh, mi modestamente spiace per te. Scusa. Appena chiuso la stagione ho contato, sai quanti ne ho fatti? 4 al mese moltiplicato per 9 mesi, 36. Ammazza, 36. Senti, ma non ti è mai capitato di promuovere un prodotto che non ti convinceva proprio fino in fondo? Mai, perché prima vado a vedere, ricordatelo. Prima regola è quella. Quindi con i Pampers come facevi? Te li mettevi tu? No, avevo la fortuna che mi ero il bambino, Leolino, certo. E glieli mettevo io, certo. Hai capito? Ma se il prodotto non è buono, ricordati, anche tu devi fare la stessa cosa. Sì, sì, provare ci devo per credere. Devi andare a vedere, provare e non parlare di una cosa se non sei convinto. Io mi ricordo molto... Hai capito? No, certo che ho capito, ma sono già oltre un io. Un cenno? Senti, ma lo sai che guardandoti... Lo sai che io nella ruota quest'anno non avrò più l'Antonella Elia. Ti piacerebbe fare il mio vallettino nella ruota? Ma guarda, devo dire la verità, il cavaliere c'è ancora da quelle parti? Sì, ma lo vediamo poco. La giacca è la sua, eh? Sì. No, questa... questa è una cosa importante. Non è Milan questo. Guarda, questo è Yacht Club Monte Carlo. Alla faccia. E ti dirò di più perché hai da sudare prima di entrare tema... lì, tu quanti chilometri devi fare. Lo so, il tema col paese, tra l'altro anche lui ne ha fatti tanti di chilometri. Quando faceva la grappa a Bocchino stavi sempre lassù sì. E poi ti ha lasciato là. Ti ha lasciato là o sbaglio una volta? Sì, che hai rischiato la pelle. Sì, sì, sono venuti poi a recuperarmi con l'elicottero, mi hanno agganciato con un cavo, ma dove? Dove t'han preso? Via nel vuoto. No, ce l'avevo qua. Vabbè. Comunque posso dire una cosa che ho saputo. Sì. Che è straordinaria, lui è l'unico testimonial, credo italiano ma nel mondo probabilmente, poi smentiscimi, che un'azienda con la quale ha lavorato gli ha dedicato addirittura un intero reparto della sua fabbrica, cioè a Settimo Torinese, L'Oreal, l'ala destra dello stabilimento si chiama Mike Bongiorno, credo che sia una roba unica. No, non l'hanno chiamata Mike Bongiorno, però hanno fatto chiamata... una grande festa in quel periodo che faceva quei caroselli e hanno detto ai tutti i dipendenti, guardate che grazie alla nuova pubblicità che si fa sulla Rai e grazie a Mike Bongiorno che ha fatto i caroselli, abbiamo incassato a sufficienza per costruire quest'ala. Beh, tu quando, arrivi, un riconoscimento quando carino. Arrivi al casello lì a Torino... C'è il busto suo. No, non c'è il mio busto, c'è una fontana. Ah, una fontana. Allora tu guarda, quella è l'ala lì sulla destra, quella lì pare che l'hanno fatta. Dedicata a Mike. Senti Mike, ho letto una tua dichiarazione dove dici... che prima di chiudere la tua carriera vorresti tornare a fare un programma in Rai, è vero? Dai. Beh, certo, io ho parlato di recente e ho detto che nel 2000
Pensavo fosse più lontano, ma ormai vicinissimo, 3 anni. Sì. Ho detto nel 2000 voglio cominciare a fare qualcos'altro, fare produzioni, eccetera, eccetera. Però prima di chiudere ho cominciato con la RAI, alla quale devo veramente tanto, perché se non ci fosse stata la RAI, oggi io non sarei qui, non avrei avuto tutte quelle belle cose che ho avuto dalla vita. Perché ricordatevi, se ne dicono tanto sulla RAI, però la RAI è una grande scuola. Hai capito? Lo dice è a me. Una grande scuola nel bene e nel male. Sì, sì, sì. Ecco, soprattutto nel male anche. Sì. Sì. Ok, perché avrai tu. Io lavoro qui, guarda, c'è tanto male, guarda, vieni, vai. Smettila! Sì, andiamo avanti. Andiamo avanti. Ma starei delle ore no, a parlare. No, perché con lui. Tu hai parlato di poltrone, giusto? Sì. E ne abbiamo una pronta, per vedi, me, la presidenziale. Sì, vieni, mandate via. Ti mandiamo, no, però ti ricambiamo. Ti mandiamo vai, in prima fila. Torna la RAI! Torna la RAI! Torna la RAI! Vieni da noi! No, torna la RAI! Vieni da noi! Lascia quel pazzo! Vieni da noi! Lascia quel pazzo! Bene, Raffaella! Dopo questo ascoltami. Intervento. Sì, io avrei una sorpresa per te, tu l'hai fatta a me. Sì, ho capito, però voglio dire, non mi far arrabbiare. No. Anita, te lo chiede per favore. Sì. Non parlare male della RAI. Parlare male della RAI? Sì. Io parlo benissimo della RAI. Prima hai parlato un po' male. Cosa ho detto esattamente? Cosa ho detto? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Bene, in questo bel programma della RAI adesso c'è una sorpresa per Raffaella, perché abbiamo parlato del primo spot, andato in onda nel 57, era il gennaio, faceva freddo, erano le 3 del pomeriggio, e adesso invece vediamo niente poco di meno che l'ultimo spot di questa serie fortunata. Era il 1977, il personaggio forse lo riconosci. Prego Japan. Presenta Super Spettacolo di Capodanno con Raffaella Carrà. Eccoci nel 1977. Si è chiuso un ciclo. 20 anni di Caroselli stop. Auguri di buon anno e sereno lavoro dalla Stock. Raffaella, te lo ricordavi questo spot? Lo spot sì, la chiusura che avessi chiuso Carosello non me lo ricordavo. Lo confesso. Comunque devo dire che non sei cambiata. Posso farti questo complimento, cara? Ma com'è gentile. Un vero gentleman proprio. Senti, adesso dovremmo andare avanti sì. Parlando con i nostri compagni e scoprendo qualche programma della nuova stagione. Sì, volentieri. Cominciamo con la fiction di Rai 1? Come vuoi. Allora, non tutti i nostri compagni sono qui stasera, però i programmi li citiamo lo stesso. Per esempio, sappiamo che Enrico Montesano riprenderà Pazza Famiglia. Vabbè. Molto carino e quindi sarà un altro successo di sicuro. Joelle Dix debutterà con Uno di Noi. Invece il giovedì sera di Rai 1 avrà un protagonista straordinario, molto molto amato, vero? Specialmente dai bambini. Specialmente dai bambini. La serie si chiamerà Noi siamo angeli e vogliamo vedere un pezzettino del filmato? Sì, vediamolo, così vediamo. Scopriamo chi è. Certamente sì. We've got the answer. An explosive concoction of spectacular entertainment filmed on location in Costa Rica. 6 TV movies, 6 action comedies, the best in family entertainment. Why not join in the fun? I'm sorry, General. I'm allergic to revolutions. You can bet your frock on it. Hey, wait a second. What are you doing here? We were called to replace 2 others who weren't feeling well. That's right. Oh, you mean you're not actors. You're angels. Welcome to hell. Okay, let me get this straight. Where are these angels supposed to be? In heaven, I suppose. Rassicuriamo il pubblico, in Italia sarà in italiano. Assolutamente sì, ma siccome lui è internazionale, evidentemente queste immagini sono ancora con l'inglese. Sì. Sì, perché è stato registrato in diretta, presa diretta in inglese. Ma lui è italianissimo, anche se si chiama Bud Spencer. Ciao.
Carlo Pederzoli, fantastico. Ciao Bud. Ti trovo... Ma come sei piccolino. E lo trovo in forma, lo trovo. Non hai mai fatto tu la pubblicità delle panciere Gibò? No, mai. Mai, mai. Ecco, Bud Spencer, vogliamo dire che non si chiama Bud Spencer? Sì, si chiama Carlo Pederzoli. Questo lo sanno tutti, però nessuno sa perché si chiama Bud Spencer. Io lo so, perché lui è amante di cinema e ha dedicato il suo nome a chi? A Spencer Tracy, vero? Sì, è vero. Ecco, ah. E Bud stava per Bocciolo. Bocciolo, esatto. Insomma, Bocciolo, vabbè. Detto questo? Allora, senti, no, detto questo vorremmo sapere qualcosa di più di questa fiction. Sono 6 episodi di 90 minuti l'uno. E mi racconti un po' i personaggi, perché siete in due, hai un socio. Veramente sono 6 film, non 6 episodi, sono completamente diversi. Ah, 6 film proprio. Di un'ora e mezza ognuno. Girati dove? In Costa Rica. Alla faccia. La regia di Ruggero Deodato, ci sono molti attori internazionali e italiani. E abbiamo lavorato in questo meraviglioso paese che offre delle possibilità di avventura e di gioia nel vederlo, e quindi tutte le cose che abbiamo fatto credo siano venute molto bene. Ma il tuo personaggio si chiama Noi siamo angeli, però insomma all'inizio non è un proprio uguale a un angelo, no? No, è un condannato ingiustamente in una prigione tipo quella della Cayenne. Siete due evasi, infatti. E vediamo insieme a Philip Michael Thomas, incontriamo due frati che andavano in una missione, quindi immagina quello che è successo ai due frati, siamo vestiti da preti e quindi abbiamo iniziato questa avventura. Una serie di avventure. Sì. Tu l'hai detto, infatti, suo compagno anche in Extra Large 1 and 2 è Philip Michael Thomas, eccolo qua! Hi, welcome. Thank you. How are you? Fine, thank you. Piero Chiambretti, molto lieto. Tu lo conosci? Sì, è quello della serie Miami Vice. Esattamente. E la domanda è, erano in due, no? Lui faceva il moretto o quello bianco? Lui faceva il moretto, il perché moretto. È assolutamente nature. Ah, nature, sì. Sì. Allora, Philip Michael Thomas, how do you feel working with Bud? Come si sente a lavorare con Bud? It feels great. It's always a great adventure to work with Bud. Dice che è sempre una grande avventura lavorare con lui. We always have an incredible time. Dice, passiamo dei momenti fantastici. Leads to fantastic things, like being here tonight. Ah, dice, l'ultima cosa è molto bello stare qui insieme questa sera. Bene, allora, c'è una ragione di più perché voi siete insieme. There is one reason more. Mm-hmm. You sing the leading team of the series, right? Yes. Ok, infatti loro cantano, lui canta insieme a Philip, la sigla di Noi siamo angeli. Vogliamo ascoltarli? Immediatamente. Va bene. Ok, Bud Spencer e Philip Michael Thomas. Give me a break, man. You can be serious. We are playing a cricket game. Tell me how you're dreaming. You've got to be kidding. Troubles are middle name. We're protected well by those guardian angels on high. The closest we got here to someone watching over us are those guards to that dirty prison cell. Say, man, you gotta believe me. There ain't no heavenly bodies out there. We may have a calling, but Jesus, may we're falling. Hope some can hear my prayer. Shot and to hell with that judgment day.
angel. We can just try to make good. We're guardian angels. Give it a rumble. Give it a rumble. But maybe, maybe we're misunderstood. For better or worse, we're guardian angels. We can just try to make good. We're guardian angels. We'll give it a rumble. But maybe we're misunderstood. We can just try to make good. But maybe we're misunderstood. We can just try to make good. But maybe we're misunderstood. We can try to make good. But maybe we're misunderstood. Maybe we're misunderstood. And maybe we can just try to make good. Complimenti, very good, complimenti, danzi pure, ma noi abbiamo fatto un numerino insieme, infatti lui canta, è un vero showman, ragazzi, un grande attore. Very good, very good. Ok, thank you for coming. Okay, thank you. I see you. Ciao. Arrivederci. Bye bye. Thank you very much. Ciao. Bye bye. A presto, bye. Arrivederci. Bye bye. Bud, scusa Bud. Sì. Just a minute. Io vorrei che tu rimanessi qui con me, da che parte ti metti, solo per sapere, perché... Che no, che se scivola per me la fine, diciamo, la prima volta in Eurovisione Mondiale con tutti gli inserzionisti, sarebbe un peccato. Dicevo, Bud, rimani qui perché adesso dobbiamo introdurre un altro dei momenti forti della RAI, lo sport. Però io credo che per parlare di sport è meglio avere sul palcoscenico degli atleti. E lui, oltre ad essere un grande attore, è stato, come spesso si sa, lo dicono tutti, io per primo, è stato un grandissimo atleta, no? Diciamo che è stato un nuotatore a farfalla, addirittura è stato il primo italiano... credo nel 1950. Non a farfalla. A Vespa? 100 stile di vita. Vabbè, però mi sembrava che avessi fatto anche un farfalla. Sì. Eh beh, scusa, non l'avrei fatta, no? Comunque, è stato il primo italiano nel 1950 a battere il muro del minuto, no? I 100 metri l'hai fatti in quanti secondi? 59 e 8. Quindi, insomma, io gli farei un applauso. È stato 10 volte... campione italiano di nuoto, ma cosa più stravagante, forse perché lui è double fast, ha fatto due sport, ha fatto sia il nuotatore che anche il giocatore di pallanuoto, ha giocato addirittura con la nazionale, o sbaglio? Certo. E hai fatto un sacco di come si chiamano? Caneste? Gol. Anzi, addirittura tantissimi, forse più di Pelé. Quindi sei veramente una bomba, posso dirtelo? Sei una bomba. Va bene. Bene, e ne abbiamo un'altra di bomba qui sul palcoscenico tra qualche istante, io spero che sia abbastanza resistente, perché è un altro grande sportivo, oltre ad essere un beniamino dei grandi e piccini. Giampiero Galeazzi. Galeazzi, vieni qua. Galeazzi non sembra, ma è anche laureato in statistica. Prego. Grazie. Complimenti, da che parte si mette? Buonasera. La questa parte. Come stai? Benissimo. Grazie. Ecco, Giampiero, io posso stare in mezzo? Grazie. Vorrei la controfigura per le non scene violente. Non parli male. No, ma poi sono cintura nera di danza classica. Bene. Dicevo, anche Giampiero Galeazzi, al di là di 90esimo minuto, la domenica sportiva, eccetera, la domenica sportiva l'hai mai fatta. Poi l'hai fatta? Sì, l'hai fatta con quei capelli sulla testa. Da grande, sì, ecco, è stato un grandissimo atleta, quindi abbiamo pensato di introdurre nel modo migliore, non con le parole ma con i fatti, due personaggi. Pensate che quest'uomo ha fatto il canottiere, il canottaggio. E il canoe. E anche la canoa, e ha vinto titoli italiani anche lui, 5. Assoluti. 5, quindi farei un applauso anche a lui. Insomma, sono due olimpionici, lui è stato due volte alle Olimpiadi, Helsinki e Melbourne. Tu invece? 68 messi un po' ma solo. E insomma, io vi vorrei quindi per un gioco sportivo, per parlare quindi di calcio e anche di tutti gli altri sport. E sveglia? Ecco, noi siamo qua, diciamo, guardatemi. Ecco, pesate abbastanza. Allora, se volete, io prenderei qua dietro, venite qua per cortesia. Sistematevi al tavolino, scusate. Ora, velocemente, facciamo un gioco che sarà anche un motivo non solo di divertimento, ma anche... Prego, accomodatevi. Mi fa una certa impressione vederli uno davanti all'altro. Avete fatto anche sumo voi due, no, eh? No. Vabbè, molto lieti. Dicevo, faremo adesso un piccolo braccio di ferro. Mi è colpito basso, scusami. Dicevo, faremo un braccio di ferro e chi vince il braccio di ferro condurrà la domenica sportiva, perché Bartoletti non ha ancora un nome, certo, mi sembra di capire. E qui sarà. E qui sarà il direttore della TGS. Allora, se volete alzare lo zampone, ecco, prego, prego. Allora, mi raccomando, è un momento anche, credo, di grande tensione. Io conto tre, voi partite, sono due bei bracci. Uno, due, tre, vinca il migliore! Sono partiti! Sono alla pari!
sono ancora pari un leggero vantaggio per Bud Spencer. Vai Galeazzi, Galeazzi suda. Devo cercare di capire... No, siete alla pari. Andate tutte e due alla domenica sportiva. Uno fa il conduttore e l'altro la schedina. No, che fate? Oh. No, 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 fermo. No, 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 oh, oh, non lo portate via. No. Grazie. Rimaniamo in tema di sport e parliamo di Olimpiadi. Il 18 luglio iniziano le Olimpiadi ad Atlanta, in Georgia, negli Stati Uniti, e naturalmente la RAI sarà presente ogni giorno. Fra i vari programmi ce n'è uno che si chiama Atlant Tam Tam e lo presenta Fabrizio Frizzi. Perché ridi? Vieni su. Allora, parla. Buonasera. Allora. Good evening. Già sei pronto con l'inglese? Yes, are you ready? Trying to get ready. Senti, ci racconti un po' che cos'è Atlant Tam Tam? Dal titolo un po' spiritoso? Che fai? È un titolo a tradimento per il direttore della TGS, Marino Bartoletti, che ride da alcuni giorni. Da quando l'ha saputo piange anche. E perché? Si arriccia i baffi. No, ti spiego. Atlant Tam Tam è un programma esperimento, però che va in onda in un orario importante, in onda su Rai 1. Ed è un programma fatto insieme da Rai 1 e TGS, un bel gioco di squadra, che ho l'onore di capitanare. Vai in onda infatti alle 18.55 fino alle 19.55, ogni giorno. Siamo ad Atlanta e questo strano titolo vuol dire che raccoglieremo i tam tam, che sappiamo è il primo strumento di comunicazione, cioè le notizie, le curiosità, i commenti, naturalmente la cronaca ha la precedenza su tutto, però in quell'orario che ad Atlanta sarà un orario di riposo per gli atleti nella maggior parte dei casi. Quindi è anche un talk show dove puoi incontrare... Sì, e con molte sorprese, con quindi molta umanità, un occhio particolare di attenzione per gli azzurri naturalmente, e anche un po' di fantasia, quindi ci permetteremo anche qualche momento più allegro. È vero che allegro. Ti piaceva fare la domenica sportiva visto che è il tema della serata? Bartoletti, com'è? Ma... Non la fai tu? No, beh, io sono... No. Beh, non, questo adesso non... Comunque, non senti, tornerai... In imbarazzo. No, 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 era solo una domanda. Sì, sportivo, e dimmi, non lo no, so. No, no, non si sa, anche perché io sono impegnato su... Allora, tornerai, infatti, e ci scoprirai la più bella d'Italia ancora una volta, perché il concorso di Miss Italia ormai è appannaggio tuo, No, se vuoi io lascio. No, perché è un dato di fatto. Lo rifai. Se riesco a tornare da Atlanta con la soddisfazione dei miei direttori, mi schiererò insieme a tutti gli altri i primi di settembre con Miss Italia dal 4 al 7 settembre. Va a Salso Maggiore. Allora, tu sei conduttore, ti occupi adesso di sport. Hai cantato insieme a Cocciante in Toy Story, hai fatto il doppiatore, insomma sei pronto per essere uno showman completo, però il laureato Chiambritti ti vuole fare un esame. No, ci stai, no. Sì, perché non è sicuro che tu sia ancora preparato. Un esame preparato sportivo? Che no, no, un esame di showman. Un esame di showman. Pensavo di dover dire che aveva vinto 100 metri nel 68, no? Che fai? No, ti spoglio. Fabrizio, guarda, tu l'esame devi fare, non è che ti puoi esimere da questo... Facciamo una prova di canto e di ballo. D'altronde prova di canto e di ballo per Atlanta. Vai in America. Yes, tu sei fan di Elvis. Oh yeah. E allora... Prego la giacca, proviamo. Devo farlo? Sì, la indossi. No, no, non è che hai domande da fare. Non hai proprio via d'uscita, non hai scampo. Tra l'altro molto bello questo collo alla Elvis. Ti regalo quello che ci rimane di Baudo, tieni caro, prego. Aspetta, mi puoi aiutare per favore? Sì, da questa parte. Ma è necessario? Vabbè. Ma un po' di spirito, autoironia, sempre lo dicono. È su di me? No, certo, su di me non sarebbe autoironia, ma ironia. Comunque la metti per ridere. Aspetta, grazie. Tra l'altro non credo ti stia... E la chitarra? Neanche tanto. Elvis stava ridotto male. Vabbè. Allora, ti do una manina. Speriamo che i suoi fans non siano bene. Ecco. Vestizione lunghissima, Chiambretti. E lo so, ma d'altronde io credo in lui. Please. Grazie. Aspetta un attimo, però, fermi tutti. Qua, che, che devo fare? Aspetta, pende qualcosa. Ha uno scoccettino. Vabbè. Uno scoccettino. Sì, sì. Scusate, ma a questo punto. Che? Mi sono visto nel monitor, mi vergogno. No. Ci dovete aiutare, sì, lo so, fate come volete, dateci una mano, fate finta di essere a un concerto rock. Per cui se a un concerto rock una rockstar dice Yeah! Rispondete, bravi, perfetto. Ecco, sì. Mi dovevo caricare questa cosa, un attimo. L'hanno mandata prima, vai. One for the money, two for the show, three to get ready, now go get go, dance you, step on my blue
sweatshirt. Well, you can do anything but it's all for your blue sweatshirt. But you can knock me down, step in my face, slay me and aim all over the place, but don't you step on my blue sweatshirt. Ci credevo. Cos'è questo imperfetto? Beh, d'altronde sai, noi manager. È imperfetto. È imperfetto. No, ci no, credo. No, vuol dire ci credevo. Prima. Vuol dire avevo ragione. Avevo ragione. Giusto? Thank you very much. Chiambretti? Chiambretti, please. Chiambretti. Dove hai messo la sua giacca, Chiambretti? Ah, perché devo andare, cioè mi è andato via così, cioè mi avete... Certo. Finito. Finito, abbiamo un sacco di cose da fare. Ma hanno cambiato di connotaria, massa per volta. Senti, ti rivestirà qualcuno? Spero, non so se posso tornare a casa. No, vada, vada. Da Cannes poi mi arrestano. Strada facendo, ah. Arrivederci. Arrivederla, grazie, no, grazie. Non andare via. Famiglia, arrivederci. Rimani qua, non andare via. Ci vedremo fra poco, mi dice il cuore. Di là per i matti. Grazie. Fabrizio Frizzi. È straordinario così. Senti, sì. Adesso io penso che... Sì, devo presentare qualcosa, immagino. Sì, certo, devi presentare... Qualcosa, sì, qualche personaggio, certo. Giornalisti sì. Molto importanti molto di Rai 1. Sì, molti, infatti. Sì. Li dico? Certo. Beh, insomma, amici, voi sapete che Rai 1 non è soltanto varietà. Certamente. Ma è anche informazione. E quando si parla di informazione si parla di personaggi di altissimo livello. Diciamo qualcuno? Sergio Zavoli. Beh, abbiamo detto uno per uno. È venuto fuori Enzo Biagi. Direi Enzo Biagi. Sergio Zavoli. E poi anche Piero Angela, che in questo momento non c'è perché è in viaggio di nozze con un canguro, quindi non viene. Mi spiace la verità, chiede scusa, sarebbe venuto, ma non può. Questi tre non ci sono, ma è come se ci fossero, d'altronde sono in giro per il mondo e fanno il loro mestiere, sono giornalisti, certamente. Sono inviati, viaggiano e scrivono. Ma li vedremo su Rai 1, quindi è giusto salutarli. Sì, Piero Angela invece, che dicevo appunto è in viaggio con questo canguro, questa moglie, insomma ognuno ha il suo vizietto, parla di animali. E noi qui non abbiamo un animale, ma abbiamo un giornalista che ha un nome... di un animale, ecco, piccolino, carino, piccolino, è un animaluccio, lo presento? Se pizzica, sì. Però Bruno Vespa, eccolo qua. Che sigla. Buonasera, ciao, come stai? Buonasera. Ciao. Certo, ti sei scelto una sigla stupenda. No, devi stare in mezzo. In mezzo, in mezzo. Eh sì. Come faceva quella? Com'era così? Sì. È straordinario, è un figo diventato, eh? Quando fa milioni e milioni di telespettatori non è più un giornalista, è due giornalisti. Io ti apprezzo molto, Bruno, vorrei dirti tante cose, a partire dal fatto, per esempio... Dimmele. Te le dico tutte? No, intanto questo vestito è tuo o di D'Alema? Sai che ti ha dato alcuni... No, perché ormai si parla solo di questo. Il vestito è tuo? Il vestito è in condominio. È in condominio, è un tre bottoni finto, vero? Com'è? Questo è un roba della strada. È tutta invidia, Bruno, perché sei veramente la scarpa, forma smagliante. La scarpa è abruzzese, fatta la mano? La scarpa è fatta da un calzolaio abruzzese, a mano. Da un maniscalco. Un maniscalco. Ecco, io sono contento di averti qui, so che hai fatto un grande successo, anche se il tuo sogno nel cassetto era un altro, perché tu hai fatto il giudice di sedia, è vero? Sì, no, sì, giudice sedia. Infatti cioè, uno dice sta dicendo una fesseria, invece no, perché lui voleva fare il giornalista, no? Sì. Ma anche un'altra cosa, forse la faceva anche meglio, e cioè il giudice di sedia al tennis. Al tennis. Cioè da ragazzino dice cosa faccio da grande giornalista, ma che giornalista, ma che mi frega, voglio fare il giudice di sedia. Io volevo fare il secondo di Giorgio Bellani. Che è un tennista? No. No, che era uno che quando tu non eri ancora nato. Il giornalista. Eh? Giornalista. È vero, un grande telecronista di tennis, e mi sarebbe piaciuto fare quello che... Galeazzi. Meno male che non l'ho fatto perché mi avrebbe massacrato. No, anche perché Galeazzi fa tutto meno che il giornalista, no? Ah, sì? Capire. No. Cioè, no, questo no, voglio no, dire. No, no. Ma nei momenti liberi fa pure il giornalista. Ecco, comunque hai condotto, hai diretto da giudice di sedia un incontro di tennis di Coppa Davis tra Italia e Francia. C'era anche Lea Pericoli. Eh già. E questo è già un fatto che per esempio diamo al nostro pubblico.
Però certamente il successo di quest'anno mi sembra che sia arrivato forse inaspettato. Eh sì. Non te l'aspettavi totalmente, neanche no, tu. No, no, cioè, no, quando noi abbiamo letto. No, no, era inaspettato. C'è, c'è Vespa che fa una striscia la sera, ma poi capire. Lo so, però. Cioè, perché era, soprattutto era tu che alla stessa bene. Ora, alla stessa ora stavi su un'altra rete, hai detto sì, questo. Eh? Questo ce lo mangiamo in un boccone. E invece ci ha fatto a fette, diciamo la verità. No, sei stato straordinario. È vero che il prossimo anno farete nuovamente il programma, anche riveduto e corretto, forse con la super regia di Boncompagni. Diventeresti quindi l'ambra della Rai 1, diciamo, no? Questa sarebbe la mia grande aspirazione. No? Questa è stata per un momento la mia aspirazione, devo dire, cioè l'idea di portare la cuffia, però credo che non se ne farà niente. Ecco, ma quali sono le grandi novità del prossimo anno? Adesso, a parte nessuno, gli scherzi. Dico, quando un programma va bene non si cambia. Torneranno gli stessi politici, diciamo la verità? Se non cambiano. No, dico, speriamo rimangano questi. Dico, vediamo. Sempre gli stessi. Vediamo questi, ma insomma poi ci allarghiamo un po'. Tu comunque li hai incontrati tutti, vero? Più hai un occhio e anche, credo, fiuto, perché il giornalista è così, è d'assalto, no? Più o meno. Tu sei così. Io ricorderò sempre il suo discorso di insediamento quando fu nominato direttore del TG1. Disse: noi faremo un telegiornale finlandese. Che voleva dire esattamente? Finlandese. Infatti ti ha mandato via subito perché siamo in Italia. Assolutamente. Vabbè, comunque chiudiamo questo capitolo. Chiudiamo questo capitolo e parliamo invece di una cosa che mi sta a cuore. Voglio dimostrare al pubblico italiano e anche quello francese qui in sala, che non capisce una mazza ma fa finta, dicevo, quanto sia bravo a capire immediatamente una situazione. Noi adesso, con la collaborazione di Marco Giusti, uno degli autori di Blob, abbiamo trovato qualcosa di epico. Un carosello, rimaniamo quindi pertinenti alla serata, con all'interno un personaggio piuttosto noto e si capisce subito. Vorremmo che ce lo dicessi però tu, perché questo è il giochetto che abbiamo pensato per te. Non sono molto fisionomista. Guarda perché è molto semplice. Prego, dalla regia. Io la chiamo Stock. E voi? Anche noi. Tutti lo chiamano Stock. Chi lo desidera secco chiede uno Stock 84. Semplice. Chi è? Era molto molto semplice, ce lo vuoi dire? Quale? No, il primo era Orson Welles, che era anche il regista. Vabbè, questo è famosissimo. Sì. No, un altro che dice Stock. Niente. Possiamo rivederlo una seconda volta, dai, troppo sì, veloce. Sì, perché direi che è troppo veloce. Rivediamolo un attimino e casomai ti diamo una mano. È strano perché lui ha molto naso e anche molte orecchie. Sì. Lo chiamo Stock. E poi? Anche noi! Tutti lo chiamano Stock. Chi lo desidera secco chiede uno Stock 84. L'hanno capito tutti, Pippo Baudo. Ma che Pippo Baudo? Ma no! Raffaella, vogliamo dare una mano a sì, quest'uomo? Sì, guarda, perché facciamo un attimo di Se fosse, siccome noi lo sappiamo. Sì, è semplicissimo. Allora, io lo so? Sì, tu lo so. Non sai il Se fosse che ti chiedo, ma sai perfettamente chi è. Allora, se fosse un baffo, che baffo sarebbe? Se fosse un baffo? Sì. D'Alema non era, D'Alema non era, no. Direi un baffo molto corto. Molto corto. Molto corto, sì. Costanzo. Anzi, forse inesistente. Inesistente, già caduto. Allora, se fosse un dente? Un dente direi un canino, perché è una specie di Dracula, direi. Allora, se fosse un francese, che francese sarebbe? Beh, sarebbe la Greco. Voi non avete capito chi è? Ah no, ecco perché rido solo no, io. No, perché amava anche quella cantante. Sì, no, appunto, voglio dire. Sì. Allora, non hai ancora capito? È molto semplice. Andiamo avanti un altro po'? Allora, l'ultima domanda. Se fosse un fiore, che fiore sarebbe? Un carciofo, su questo sono sicuro. Un fiore, va non bene, una verdura. Un garofano, per l'amicizia. Bene, allora se mi permetti, Raffaella e anche Bruno, io chiederei la collaborazione del grande vecchio della televisione. Ma infatti ho visto che lui si agitava. Mike. Chi era? Dovrei, tu che hai inventato la pubblicità, dovresti conoscere questo personaggio. No, ma ce l'ho io il microfono, ti appoggio. Scusami, cara, sei bellissima. Ecco. L'hai visto il personaggio? No, perché il monitor è così piccolo che né io né la Venier riusciamo a vedere niente. Non vedete niente? No, non si vede, guarda. Ma facciamo se fosse sei riuscito ad avvicinarti al personaggio. Facciamo un fermo fotogramma e allarghiamo immediatamente lo studio. Sospendiamo Vediamo. La trasmissione per un'ora, facciamo dei lavori come al Giubileo. Prego. Sì, no, hai ragione, Mike. Eccolo là. Insomma, mi sembra veramente semplice. Posso quel bel ragazzone. Vedere? Sì, vieni con me, Mike, te lo faccio Posso. Vedere. C'ha le basette e, cosa importante, i capelli, che adesso non ha. Ecco, vediamolo. Eccolo, chi è quell'uomo? Forza, Mike, lo conosci benissimo. È uno che ha fatto tanto bene agli italiani. No, questo qui può. Ha fatto dei miracoli. Sì, no. E tu gli hai dato una fiducia pazzesca.
Questo qui non è... È quello... lui. Sì, quello là. È il cavaliere. Sì. Quest'uomo è Berlusconi. È Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi in uno spot della Stock, dove incassò 11.000 lire. Posso... Però questa Stock... No, io non ne sono convinto. Posso fare una verifica? Cioè? Io provo a fare una telefonata. Provo a fare una telefonata e... prima del testimonial della Stock. Prima della... chiamo la Stock. No, adesso vediamo, cosa... non so chi. Chiamo Orson Welles, non lo so, qualcuno va chiama. Va bene, aspettiamo. Allora, va bene, prima della fine dello spettacolo ci vediamo. Comunque quello, secondo Giusti, secondo me, lo vedo anche dai denti, era proprio il cavaliere. Ma cosa curiosa, lui prese 11.000 lire e Orson Welles 1.000.000. Ma lo spot fu scartato, quindi fu sfigato anche in quell'occasione. Ma bene, grazie. Ma secondo te le 11.000 lire gliel'hanno date? Sì, sì, gliel'hanno date. Ci vediamo dopo allora. Ci vediamo dopo, grazie. Ciao, Bruno Vespa. Verifichiamo. Dove vai? Vengo qua perché c'è un segno per noi, Raffa. Tu chiacchieri tantissimo, eh? Beh, sono sovreccitato. Sì, lo vedo. Bisogna stare calmi. Senti, noi siamo in Francia, è una regione qui vicino a Cannes, si chiama... Provence. No, sì, va bene, anche. Però c'è un'altra che si chiama Camargue. Bourgogne? E Champagne. Voilà. Ascolta, no, in questa regione... Sì, chi c'è? Sono nati i componenti di questo gruppo. Sì. È la loro terra d'origine. Qual è? La Camargue. La Camargue, e sì. Due. Stai attento, non ti emozionare troppo. Sì. Allora, e però fanno musica in spagnolo, sono già popolarissimi in Italia e soprattutto quello che fanno benissimo Cos'è? È la rumba, sia lenta che veloce. Tu sai già di chi parlo? Ho capito. Certo, in un amor. Gypsy Kings. Kings.